Avete mai giocato ad acchiapparella? Immagino di sì. Per i pochi che non sanno di cosa io stia parlando, riassumo brevemente le complicatissime regole del gioco. Tutti corrono e uno deve acchiappare gli altri. Ne consegue che se sei veloce, difficilmente ti acchiapperanno. Ma se sei lento, il gioco non durerà tanto per te. Ci fu uno scienziato che decise di proporre questo gioco a degli atomi e delle particelle subatomiche, più piccole di un atomo. Prese dei neutroni, delle particelle piccolissime, e decise di farli correre velocissimi, un fascio. La controparte, quelli che dovevano acchiapparli, erano degli atomi di uranio. Ma perché fece questo esperimento? Beh, lo scienziato pensava che i neutroni, una volta catturati dagli atomi di uranio, avrebbero innescato delle reazioni così potenti da spaccare questi nuclei, generando una forza impressionante. Lo scienziato, quindi, pieno di emozioni, provò l'esperimento. Sparò questi neutroni velocissimi contro gli atomi di uranio e non successe proprio niente. Quindi lo scienziato iniziò a cambiare tutti i parametri dell'esperimento e lo provò infinite volte. Niente. Finché un giorno, un po' per caso, un po' per gioco, decise di far passare questi neutroni attraverso un velo d'acqua. Quello che successe fu che la forza generata fu talmente grande da mandare in blackout tutto il dipartimento. Ma cosa aveva fatto quest'acqua? Beh, come tutti sapremo, nell'acqua ci sono parecchi atomi di idrogeno. E dovete sapere che gli atomi di idrogeno hanno la stessa massa dei neutroni. Beh, quando due particelle con la stessa massa si scontrano, la loro velocità viene dimezzata ad ogni urto. Quindi, tornando al nostro esperimento, ogni volta che un neutrone incontrava un atomo di idrogeno, veniva rallentato enormemente. E ne incontrarono così tanti durante il percorso che quando uscirono dallo specchio d'acqua erano così lenti da sembrare fermi. Ora immaginate di giocare ad acchiapparella e trovare intorno a voi tutti fermi. Acchiappereste tutti in un minuto. Ed è esattamente quello che fecero gli atomi di uranio. Trovando questi neutroni così lenti accanto a loro, li acchiapparono con una velocità estrema, molto più di quando correvano all'impazzata. E per ogni atomo che veniva catturato, boom, un nucleo si spaccava. E un altro, un altro, un altro, boom. Sapete come si chiamava lo scienziato che riuscì a rallentare i neutroni? Enrico Fermi. E la forza che scoprì quel giorno era la forza atomica.